Come promesso, eccoci di nuovo per il nostro viaggio nel cercare, insomma, di capire, per quanto insomma in maniera più semplice possibile, in fondo da dove veniamo, come siamo fatti, l'importanza di quello che è il DNA, i nostri geni e come funzionano. Secondo appuntamento in cui andremo a spiegare bene il gene, che cos'è e come funziona, quindi che importanza infinita ha per ognuno di noi. Ne parleremo come sempre con un'esperta biologa cellulare, la dottoressa Paola Londei, tornata a trovarci. Benvenuta. Grazie e buonasera a tutti. Di nuovo, buonasera a lei. Allora, riprendiamo questo viaggio appassionante. Insomma, il gene, anzitutto ricontestualizziamo dov'è. Facile. Dov'è? Sì, il gene è nelle cellule. Appunto. È nelle cellule, è contenuto, allora, diciamo sì, è contenuto nelle cellule, nelle nostre cellule, che sono cellule, come già vi ho detto tante volte, eucariotiche, è contenuto nel nucleo delle cellule. Tutte le cellule però chiaramente hanno il DNA, e nelle cellule procariotiche, dove non c'è il nucleo, sta semplicemente inzuppato nel citoplasma, sta lì. In realtà è abbastanza bello compatto, comunque non c'è una membrana che lo circonda. E bisogna anche dire che il DNA non è mai nudo. Ah, e questo che significa? Significa che è sempre unito a delle proteine. Ok. Che sono fondamentali, non soltanto perché lo compattano, perché il DNA è tantissimo. Se noi, è anche una molecola estremamente lunga, se noi prendessimo il DNA in una nostra cellula e lo srotolassimo, lo mettessimo per lungo, sarebbe circa mezzo metro. Accidenti. Quindi se immaginate che circa un micro nel diametro del nucleo cellulare, e bisogna compattarlo ben bene, questo molecolone gigante. Certo. E per farlo ci aiutano delle proteine intorno alle quali il DNA si impacchetta, si avvolge, si gira, e senza insomma crearsi problemi. Si crea, no? Quelli che voi sapete che sono i cromosomi, che esatto, sono questi bastoncelli che sono visibili in certi momenti della vita della cellula, e i cromosomi sono non solo sono DNA, ma sono fatti di DNA e di proteine. Questa sostanza si chiama cromatina. Cromatina. Quindi se vi dico cromatina, pensate che ci sono anche le proteine. Perfetto. Che sono fondamentali perché aiutano non soltanto i geni ad organizzarsi in modo spaziale opportuno dentro al nucleo, ma aiutano anche i geni a funzionare. Le proteine okay. sono essenziali per il funzionamento dei geni e anche per fare quella cosa che abbiamo detto l'altra volta, cioè spegnere dei geni dove non devono funzionare e accenderli invece dove devono funzionare. Esatto, quindi la famosa espressione. La famosa espressione dei geni. Quindi tutto questo oggetto che è fatto di DNA e proteine si chiama il genoma. E adesso diviso in tanti pacchettini che sono i cromosomi. Che dicono cosa siamo, come siamo. Dicono cosa siamo, come siamo, di che colore abbiamo gli occhi, quanto siamo alti, eccetera, eccetera. Tutto quello che farà siamo, noi. Se siamo maschi o femmine. Sì. Aspetto non trascurabile. Aspetto non trascurabile è tutto quello che dobbiamo essere. Quindi il nostro aspetto esteriore, che noi biologi chiamiamo fenotipo. Fenotipo. Fenotipo è dovuto all'azione dei nostri geni e alla loro interazione con l'ambiente, sia interno che esterno. All'organismo. Ora, questa espressione come avviene? Allora, prima diciamo bene che cos'è un gene e come corretto, che cos'è un gene? Perché così si capisce meglio. Allora, teniamo presente quello che noi chiamiamo gene, non è che un tratto di DNA. Il DNA è una molecola che ha una struttura lineare, la famosa doppia elica, questo qui tutti lo sanno. Sì, è vero. E soprattutto il DNA si basa sulla ripetizione di quattro cosiddette basi azotate. Azotate. Che sono adenina, timina, citosina e guanina. Quindi queste quattro lettere si susseguono lungo la struttura del DNA e l'ordine in cui si susseguono e vengono lette poi servirà al sistema, diciamo, di espressione genica per capire che cosa deve fare. Quindi sono come un algoritmo. Questa sequenza delle basi praticamente è una stringa di lettere che poi viene interpretata da strutture che sono appunto preposte a questa interpretazione. Allora, quindi il gene è una sequenza di DNA. In questa sequenza di lettere che cosa c'è scritta? C'è scritta la struttura di una proteina. La proteina però non è fatta dello stesso materiale chimico del DNA, è fatta di piccole molecole che si chiamano amminoacidi, che vengono allineati secondo le istruzioni che ci sono lungo la catena del DNA. Quindi nella catena del DNA c'è scritto in che ordine debbono essere allineati gli amminoacidi. E questo perché è importante? Perché l'ordine degli amminoacidi determina quale sarà la struttura e la funzione della proteina.
Ok. Quindi, data una certa sequenza di amminoacidi, io ho una determinata proteina che poi farà una struttura tridimensionale di un certo tipo, avrà una funzione di un certo tipo. Per esempio, albumina che sta nel sangue, una proteina rotondeggiante, globulare, che fa varie cose, poi ci sono gli enzimi prodotti dal fegato, che sono anche delle proteine che si arrotolano, fanno tante cose, gli enzimi prodotti dal pancreas, che fanno, aiutano la digestione, tante cose fanno, tutto quello che, praticamente tutte le strutture e le funzioni hanno alla loro base delle proteine. Che si compongono, sì, abbiamo detto, di queste quattro. Le quattro basi, il DNA. Il DNA. Mentre gli amminoacidi sono 20. Ah, diversi. Perché se no dicevo, come facciamo da quattro a far creare così tante combinazioni? Tante combinazioni perché ogni amminoacido dei 20 che vengono utilizzati per fare la proteina è specificato da un gruppo di 3 lettere del DNA. Ah, quindi la combinazione aumenta. La combinazione aumenta. Noi abbiamo il codice genetico, mm-hmm, che è la cosa meravigliosa, la base della vita come la conosciamo. Il codice genetico sono le istruzioni che servono per far corrispondere amminoacidi nelle proteine a sequenze nel DNA. Quindi, siccome noi abbiamo quattro basi possibili, mm-hmm, le possiamo combinare a 3 a 3 in quanti modi? 64 64 in tutto. Quindi noi abbiamo 64 possibili combinazioni per specificare 20 amminoacidi. Ok. Sono troppe, no? Sono troppe, quindi come si fa? Se ne usano soltanto, non si scelgono, in realtà tutte quante, tranne tre, significano qualcosa. Però ogni amminoacido può avere più di una lettera, più di una parola, anzi non una lettera, più di una parola che lo specifica. Mm. Alcuni amminoacidi sono proprio ricchissimi, hanno 6 parole di codice che li specificano. Perché sono complessi nelle loro funzioni? No, non si sa. Probabilmente è un motivo casuale. Addirittura? Sì, cioè i motivi, le ragioni biologiche che hanno creato la corrispondenza fra gruppo di 3 lettere e amminoacido sono dibattute dai tempi, diciamo, okay, da quando si è scoperto il codice genetico, cioè dagli anni 70 del secolo scorso. Beh, un perché ci sarà, ma chissà. No, ci sono sostanzialmente 2 scuole di pensiero. Mm. Una che dice che del tutto casuale, che sono create queste corrispondenze casuali e che poi una volta create sono rimaste così perché non si poteva cambiare più niente, se no si sfasciava tutto. Okay. L'altra dice invece che c'è un'affinità chimica tra certi gruppi di 3 lettere del DNA e l'amminoacido. Non è chiaro. Casi torna, in molti altri molto meno, quindi non è chiaro. Dobbiamo andare avanti con la ricerca? Sì, dobbiamo andare. Comunque, sta di fatto che alla base della vita c'è questo codice fantastico, è uguale, universale, quindi tutte le cellule utilizzano lo stesso codice. E che fanno corrispondere a gruppi di 3 lettere sul DNA un amminoacido nelle proteine. Un amminoacido nelle proteine, e quindi secondo questa sequenza, mm-hmm, vengono scelti gli amminoacidi allineati uno dietro l'altro, e questo qui avviene ad opera di altre strutture cellulari fantastiche e complesse che si chiamano ribosomi. Ecco. Ecco. Mamma mia. E questi ribosomi fanno queste catene di amminoacidi che poi gli amminoacidi non rimangono lineari quasi mai, pochissimi casi. Si attorcigliano. Un caso sono i capelli. Ah, vedi. I capelli sono fatti di un particolare amminoacido che si chiama cheratina. E che è una... Che poi la conosciamo, sì, tutti, la cheratina. La cheratina la conosciamo tutti. E quindi in questo caso la struttura è lineare, ma in genere si avvolgono in modi abbastanza particolari. E quindi dalla struttura che viene formata deriva la funzione che avrà quella proteina. Le proteine fanno tutto, fanno delle cose fantastiche, eccezionali. Sono fondamentali. Non solo sono fondamentali, ma sono delle macchinette molecolari veramente straordinarie, perché in pochi nanometri di grandezza riescono a concentrare delle funzioni straordinarie. Esempio? Per far capire anche... Esempio per far capire, allora, sì, parlavamo prima dell'energia. Sì. Allora, dentro alle membrane degli organelli cellulari che catturano l'energia c'è una proteina che gira come una turbina dentro, mm-hmm, alla membrana. E questo giro è attivato da un... gira come una turbina, e questa turbina permette la formazione, la conversione dell'energia solare in energia chimica e poi viene utilizzata nelle cellule. Praticamente è ciò che accade nelle centrali idroelettriche. Esatto, è una trasformazione. Ci sta un serbatoio in alto e di qualcosa, questo, uh-huh, qualcosa entra dentro la turbina, la fa girare, e questa è una proteina che gira vorticosamente, che questo girare permette di acchiappare questa energia chimica e poi di farla accumulare nelle cellule.
questa per una cosa. Poi che ne so, ci sono gli anticorpi che riescono ad attaccare gli agenti infettivi, e queste sono proteine che sono, che c'è una specie di forcella che si attacca sul che riconosce delle strutture, per esempio sulla parete dei batteri ci si attacca, quindi sono per ogni cosa la proteina crea una soluzione. Per ogni cosa la proteina crea una soluzione. Beh, questa è una grande risorsa che abbiamo. Sì, è una cosa fantastica. Poi sono, comunque riescono ad avere delle funzioni di una sofisticazione incredibile, specialmente poi negli organismi complessi, dove anche tanti ormoni sono proteine, per esempio l'insulina che ordina alle cellule di mangiare il glucosio è una proteina. Fanno tante cose, tantissime. Beh, bello sapere, sì, che abbiamo nel nostro interno. Abbiamo al nostro interno queste cose, sì, bacchette magiche. E quindi l'istruzione, quali proteine vanno fatte, ma soprattutto anche quando vanno fatte, dice il genoma, perché alcune proteine, come abbiamo già detto, vengono fatte all'inizio dello sviluppo e poi non vengono più fatte perché non servono più. Mm-mm. Per esempio, una proteina che mi serve per dire dove sta la testa e dove sta la coda, non la faccio sempre, la faccio in quella finestra di tempo in cui è necessario stabilire dove la testa e dove la coda. Poi prendo consapevolezza e continuo a fare le altre cose. Dove devono stare le braccia o le ali o le zampe o quello che sia. Certo. È sempre una proteina che me lo dice, che viene prodotta nella regione dell'organismo in sviluppo, là dove ci deve stare il braccio, la gamba, la coda, eccetera, eccetera. Perché sennò rischieremmo di avere un braccio da una parte e dall'altra una gamba. Capitano gli errori dello sviluppo. Mm. Adesso, per esempio, recentemente ho visto che è uscito un articolo in cui qualcuno ha manipolato un gene, hanno fatto venire fuori un topo con 6 zampe. E là dove ci dovevano stare gli organi genitali sono venute fuori 2 zampette, quindi pensate. C'è stato, diciamo, un piccolo errore di programmazione. Interessantissimo, perché ha dimostrato che, come dire, che le strutture primordiali che danno origine a quelle sono le stesse che poi daranno origine anche alle zampe. E che c'è semplicemente un gene che comanda che diventi una cosa oppure un'altra. Quindi la variazione anche di poco di un aspetto può provocare una variazione incredibile invece della manifestazione. Alcuni geni sono fondamentali, sono quelli che si chiamano i master genes, che danno il via ad una linea di sviluppo. Se mutano quelli possono succedere degli sconquassi, ma molto grandi, nella struttura. Questi però sono geni che lavorano nei primissimi momenti dello sviluppo embrionale. Quindi è bene che nei primissimi non ci sia nessuna incontaminazione. Non ci sia nessuna contaminazione, infatti se ne conoscono diversi incidenti che possono accadere, che provocano malformazioni dello sviluppo, appunto perché è delicatissimo quel momento in cui comunque ripeto, appunto, ci sono, quindi questi geni sono, dicevo, la proteina viene fatta, le proteine hanno funzioni, è molto importante fare le proteine nel posto giusto e al momento giusto. Altrimenti possono succedere disastri anche veramente gravi. Quindi chi controlla che questi geni si esprimano al momento giusto e nel posto giusto, sono sempre proteine. Altre proteine, i regolatori, quindi le proteine fanno non solo sono quelli che prodotto, ma sono anche dei regolatori dell'espressione. Che si controllano, sì. E quindi, per esempio, quando un gene deve stare zitto in una particolare cellula, viene bello impacchettato dalle sue proteine in maniera tale che l'apparato di espressione non ci vada lì, non ci può andare, e quindi il gene non si può esprimere. E tutto questo chiaramente lo potete capire, orchestrato in maniera finissima, e quindi veramente è complicata. Sì, sentire parlare lei sembra veramente di sentire la ricetta, però temi complessissimi, in verità. Temi complessissimi, però come dire, i concetti fondamentali sono... Non dico che sono semplici, perché non lo sono, però sono essenziali. Sono veramente essenziali. E guarda un po' l'essenziale visibile agli occhi. Essenziale, in più, capita di avere 6 dita, no? L'esadattilia non è così poco comune, perché vengono fuori 6 dita nelle mani e nei piedi. Quindi, sì, perché lì c'è un gene che agisce nel momento in cui si sviluppa l'arto, si sviluppa la mano. Mm-hmm. E che noi abbiamo 5, questo numero 5 che è un po' magico, no? Perché deriva addirittura dai ricci di mare, il fatto che... dai ricci di mare. Non basteranno gli approfondimenti che dobbiamo fare perché ce ne sarebbero infiniti. Ma vi aspettiamo per il prossimo, in cui invece andremo a vedere proprio l'energia per la vita, cioè come la cellula produce quello che gli serve per vivere. Sì. Che sennò saluti. Salutiamo invece i nostri ascoltatori, con cui ci vediamo appunto nella prossima puntata. Grazie a tutti.